Se dico una parola inglese il video finisce. Vabbè, se parlo inglese il video finisce. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti, nella sezione supporto un creatore, inserite il codice Fortu, poi accettate. Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Allora ragazzi, ci stiamo dirigendo in questa zona che non so come nominare in italiano per tentare la sfida se parlo inglese il video finisce. Potrebbe sembrare una sfida stupida, ma vi assicuro che non lo è. Io ovviamente verrò assolutamente doppiato da qualcuno che si prenderà la mia arma, lo sapevo! Lo sapevo! Lasciatemi stare! Ok, ha funzionato, stranamente ha funzionato, non so per quale oscuro motivo. Salterà qualcuno addosso? Sì, eh? Sì. Non farti male, grazie. E vabbè, ti pareva. Mi pare che se mi metto nell'angolo non dovrei subire danno? Esatto, ragazzi, le tecniche. Allora, dai, pigliamoci un po' di barilossi. Cerchiamo anche qualche bella arma. Io, per esempio, ho visto già un fucile a pompa. Dovrei in realtà buttarmi per pigliarlo in fretta, non lo so. Dai. Ok, vai, andiamo, non perdiamo tempo. Ma infatti, per questo motivo volevo essere veloce. A me? No, non è a me. Ciao, fra! Ciao, fra! No, fra, lascia sta, guarda, non te pro qua. Ci ho rimezzato. Ciao. Via. Chiamiamoci ta roba. Ah, questo può essere interessante per eliminarci il tipo. Credo che questo sia l'unico modo, insieme a pochi altri, per eliminare i tizi con le spade laser lì. Quindi andiamo. Ragazzi, laser, ovviamente, datemela come parola italiana, ok? Ah, a parte che sta questa qua, quindi facile. Ok. Datemela come parola italiana, voglio dire, perché in realtà spada laser in inglese si dice in un altro modo, quindi intendiamo quella come termine proprio adatto per perdere la sfida in questo caso. Non so dove ha messo la trappola, io non l'ho presa. Non so come, non lo voglio sapere. Non mi interessa. Via. Io non so come sto veramente facendo questa cosa. Ho la spada, perché sono così lento? Non ha senso. Vabbè, ma stava un tipo che mi stava evidentemente sparando, non so manco da dove. Ma c'era, cioè, era ovvio. Piccolo regalino, vediamo. Interessante. Anche se mi servirebbe un fucile a pompa più decente. Comunque, tra l'altro, ve lo dico ragazzi, questo video conterrà dei tagli, ok? Ovviamente sarò sincero perché lo sapete, io quando perdo le sfide mi diverto più di quando le porto a termine. Quindi tranquilli, non avrò problemi nel pubblicare eventuali parole inglesi. Però comunque devo fare dei tagli, altrimenti il video poi diventa troppo lungo e per certi aspetti anche noioso. Ma dov'era il tipo? No! Mamma mia, ma sei serio? Ma sei serio? Fra, ma sei veramente... No, Fra, stai a scherzare. Dai. Cioè, stava veramente nascosto nel... Dai. Dai, non, guarda, non ci voglio neanche credere. Non lo voglio manco accettare. Scrigno? Sì. Buonasera. Niente, buonasera. Ah no, aspettate, eh. Il piccolo potenziamento fa sempre bene. Ok, dai, abbiamo una barca e andiamo. Con le armi non sto messo malissimo. Oddio, mi farebbe comodo comunque un fucile a pompa o una mitraglietta migliore, sicuramente. Però, cioè, si può fare, non è che sto messo male. Poi, comunque, la spada laser ci aiuta un sacco. Qualche volta nei cespugli ci sono gli scrigni, però solo in alcuni. A parte che ho paurissima quando vado nei cespugli. Dato che io sono il tipo che si mette dentro, quindi capito, c'ho il trauma di un tizio come me che si può mettere nei cespugli. Messa? Prego. Cerca? Carina questa cosa. Vabbè, nulla che ci interessa. Però vabbè. In realtà forse qualche cura per la vita mi interesserebbe, però. Scialla.
Ciao tizio con la barca. Pre. Ah. Devo utilizzare la spada, dobbiamo stare sullo stesso livello, non so se lo sai. Beh, va tranquillo, cioè. Guarda, guarda, mi metto pure sullo stesso livello, dai. Dai, caccia la spada. Hanno rimesso lo scar silenziato, seri? Da quanto? Non ne avevo idea. Ciao. Però non gli devo far prendere la spada laser, perché altrimenti poi ha un bel vantaggio anche lui. Se non ce l'ha, invece secondo me me lo riesco a mantenere bello fresco. No. Eh sì, ho preso il vantaggio, ma se l'è presa, vabbè. Mamma mia, quanto ho rischiato qua. Vabbè, meno male c'ha un po' di roba per curarmi. Scontro veramente folle, però è andata bene. Dai, raga, sta andando stranamente bene. Io so che ora o dico una parola inglese oppure mi arriva una cecchinata, non lo so, qualcosa del genere. Però devo dire che è stata una bella partita nel caso perdiamo, dai. Oh, tizio, aspettate. Tutto carico? Ok. Non manco visto se qualcuno aveva un fucile a pompa migliore, non ci ho fatto proprio caso, vabbè. Confido nel fatto che io sia abbastanza attento da accorgermene. Dovrebbe stare giù, dai. Sono pure più in alto. Ah, mo ci divertiamo, mo ci divertiamo. Devo solo dargli un po' fastidio, non lo faccio curare. Così poi gli salto addosso con la spada. Andata? No. Si è completamente curato. Panichello, panichello. Vabbè, ha perso, cioè. Ma no, è forza, cioè. Ho veramente. Cioè, 19 di vita. Qualcuno mi guarda. Sono morto. Ciao, proprio. L'ho giocata male. L'ho fatto curare. Quindi, io ho fatto finire tutte le cure. Così non poteva darmi più nulla. Vabbè, me lo merito. Se perdo, me lo merito. Non è ancora persa. A breve, ma non ancora. Sparabende, serio? No, ragazzi, se uno sparabende, cioè. Questa partita poi è da vincere. Se uno sparabende. Io, perché non sto mai zitto? Se uno sparabende. Lasciami stare. Dai, tanto hai capito che mi serve. No, serio, vabbè. Ciao. No, vabbè, ho perso. Ciao. Qua mi sono salvato in una maniera veramente folle. Però non vuol dire che ho vinto, anzi. Il problema è che ho la lampadina in testa, no? Che se qualcuno non mi vede nella nebbia, dice, te però qua, ci penso io, mi faccio una da io. Cioè, mi rimetto nel cespuglio, non mi interessa. Questo cespuglio già ci ha salvato in un'altra sfida, ci risalverà ora.
Tempesta, non fare l'infame. Ha funzionato. Raga, veramente non ce la faccio più, cioè sta diventando scocciante. Non lo so, sto qua da anni. Non so manco io come sono salito e mo sto qua. Vabbè, lasciamo sta. Ti assicuro, fra, non ti faccio salire. Cioè, tutte che vedo che sali, ti comincio veramente a bombardare. Tutte che vedo che sali. Si gioca così, dai. Speriamo che i due se le diano di santa ragione. Altrimenti per me diventa un casino. Buona fortuna, signori miei. Ok, ok, ok. Vai, ora. Sì! Sì! Se dico la parola inglese, il video finisce. We did it, guys. We did it.